Leone. Leone Ariete, il fuoco brucia più di quanto illumini, dato che solo una passione troppo grande può consumare un'intesa che, se al contrario riesce a decollare con ponderazione, può diventare costruttiva e perfino duratura. Eros a gonfie vele, con complicità e istinto al massimo grado dello zodiaco. Il consiglio è quello di non affrontare i problemi troppo di petto, limitando anche inutili nervosismi e ansie ingiustificate. Leone Toro la scintilla può stimolare entrambi, anche perché una volta conosciuti a fondo difficilmente si piaceranno reciprocamente. Modi di vita e obiettivi troppo differenti, con il secondo alla ricerca di stabilità e continuità, pur dietro una facciata di superficialità. Il leone è uno spirito libero, critiche e restrizioni non fanno per lui, mentre anche sotto le lenzuola emergono esigenze e abitudini profondamente diverse. Leone Gemelli, l'intesa è buona, in virtù della reciproca voglia di indipendenza. Il leone regala sicurezza al fantasioso partner, capace di tenere sempre vivo il rapporto, proprio come piace al re della foresta. Certo, le crisi non mancano, ma entrano a far parte di uno strano meccanismo teso a regalare sempre nuovi stimoli e conferme, anche nell'intimità, che beneficia della comune curiosità e voglia di trasgredire. Leone Cancro, connubio strano, fra segni molto diversi, l'entusiasmo del primo contagia il diffidente partner, che, dal canto suo, dimostra pazienza e dedizione. Il bisogno di continue conferme è asfissiante da parte di entrambi, anche sotto le lenzuola, in uno strano alternarsi di dolcezza e passione. Il consiglio è di lasciare al leone tutta l'indipendenza che vuole, dovrà essere lui a rendersi conto di cosa rischia di perdere. Leone Leone, la foresta ha bisogno di un solo re e uno dei due deve cedere, l'incontro è esplosivo, ma come spesso accade la continuità è tutt'altra cosa. Per rendere duratura la passione iniziale occorrono compromessi, obiettivi comuni e un pizzico di umiltà. La ricetta è vincente, ma metterla in pratica non è facile. L'intimità rimane comunque travolgente, anche una volta finito l'amore, in uno strano vortice dei sensi non comune. Leone Vergine, si trovano necessari reciprocamente, la sicurezza del primo colpisce la Vergine, capace di ricambiare con consigli mirati e tanta pazienza. Spesso però l'amore necessita di molto altro, che raramente si crea fra due segni obiettivamente molto, forse troppo diversi. Sono i caratteri che provocano la crisi, ma anche sotto le lenzuola, pur dopo una buona partenza, gli stimoli sono destinati a calare notevolmente nel tempo. Leone Bilancia, meglio se la bilancia è di settembre, ma in generale l'intesa è buona. Per arrivare alla perfezione occorre rispettare la reciproca voglia di indipendenza, il primo dona sicurezza alla bilancia, capace di ricambiare con dolcezza. Il re della foresta è colpito dall'elasticità che riceve e può decidere di continuare il rapporto. L'intimità è importante, ma non sarà mai una ragione di vita, dato che il dialogo riveste un ruolo decisivo. Leone Scorpione, una esplosione di passione fra due ego fortissimi. I problemi emergono in altri settori come quello caratteriale per esempio. La permalosità del secondo è continuamente messa alla prova dall'aggressivo leone, che, dal canto suo, soffre intimamente le critiche dello scorpione. L'equilibrio è complicato, ma come detto l'intimità raggiunge picchi altissimi e forse irripetibili. Leone Sagittario, connubio ottimo, all'insegna della comune istintività e voglia di indipendenza. Rari i momenti di tranquillità, ma la direzione è comune e i caratteri non sono così diversi come può apparire. La fedeltà è a rischio, ma si tende sempre a ritornare verso il partner, capace perfino di perdonare. Sotto le lenzuola la passione è protagonista, anche se rinnovarsi continuamente è impresa necessaria ma per niente facile. Leone Capricorno, incontro difficile, i caratteri, il modo di pensare, il modo di amare, tutto diverso. Certo le differenze sono stimolanti, ma in questo caso possono diventare insormontabili. Intanto il compromesso è fondamentale, mentre il Capricorno deve lasciare al partner tutta la libertà necessaria. Il primo, dal canto suo, dovrà limitare la volubilità di pensiero e il temperamento libertino. Esigenze differenti anche nell'intimità.
Leone Acquario intesa positiva in molti suoi aspetti, con l'intrigante Acquario capace di stimolare a puntino l'istintivo partner. Il Leone, dal canto suo, dona sicurezza e affascina con il suo temperamento. La comunicazione è fondamentale, anche perché i problemi potrebbero sorgere alla distanza, con l'infedeltà come spada di Damocle. A volte però può diventare uno strano stimolo aggiuntivo per l'intimità, tesa verso sempre nuovi traguardi. Leone Pesci rapporto articolato, ricco di insidie, la fedeltà è a rischio, anche perché dopo una passione iniziale, entrambi frenano, in modo quasi provocatorio. Certo non saranno i pesci a prendere l'iniziativa, capaci però di caricare o smontare il partner a piacimento. Il Leone, dal canto suo, odia le situazioni troppo ambigue e chiederà chiarimenti. L'Eros è in primo piano, ma potrebbe non bastare quando i caratteri si scontrano.